Sicuramente il ruolo dell'associazione in questo caso è un ruolo di esperienza. Noi portiamo nelle varie ASL, nelle varie ST, dir si voglia, nelle varie regioni, un nostro contributo, un nostro know-how di tipo esperienziale e il valore aggiunto è che noi non sostituiamo nessun professionista, noi vogliamo essere, diciamo, protagonisti nel senso che vogliamo portare la voce della persona stomizzata in continente in più contesti. Si occupa e tutela le persone con stomia, attiva e promuove progetti sul territorio, sia regionale che nazionale, che mirino a rendere migliore la vita delle persone. Lo facciamo sia in prima persona, ma soprattutto coinvolgendo dei nostri interlocutori istituzionali come regioni, ministero, ma anche professionisti. Noi abbiamo il privilegio di avere un stomaterapista, che è un infermiere che si occupa essenzialmente di noi e lo vogliamo sfruttare al meglio questa professionalità. Teniamo infatti molto a puntare il dito e l'attenzione sulla parola persona e la preferiamo a paziente perché la persona stomizzata con tutti i problemi, con tutto quello che ha passato fino all'arrivo del confezionamento della stomia è una persona tecnicamente sana. È soltanto una questione di gestione della condizione. Devo dire che anche noi spesso, quando ci viene chiesto che malattia abbiamo, a rispondere ho la stomia. Quindi già nell'interlocutore attiviamo un nuovo modo di relazionarsi che ci mette sempre come quelli che devono essere un po' tutelati, compatiti. Invece il messaggio che noi diamo, soprattutto nei nostri progetti, far emergere una cultura positiva intorno alla stomia e come diciamo spesso, la stomia è spesso la soluzione, non il problema. E questo sembra scontato, ma non è sempre facile trasferirlo all'interlocutore. L'area nazionale della FAES, che dal 2016 ha accettato di rivestire questo incarico con grande responsabilità. Primo perché vive la condizione e quindi può trasferire in maniera anche più credibile, secondo noi. Siamo presenti nel tavolo tecnico sulla stomia, voluta dalla direzione generale del Ministero, ma adesso abbiamo da tempo intrapreso questo, possiamo chiamarlo tour nazionale, dove andiamo a incontrare non solo le nostre associazioni, ma anche gli ambulatori e chi li gestisce, perché siamo convinti che l'interazione tra i due soggetti può portare grossi risultati e dove è stato sperimentato, come a Milano, un'attività progettuale dove la persona è al centro dell'interesse veramente. I risultati sono stati più che ottimi, quindi l'idea è di riportarla su larga scala. Noi puntiamo molto sull'identità. La FAIS è fatta da persone stomizzate per le persone stomizzate. Noi non entriamo in processi professionali, tecnici, non formiamo figure professionali, noi siamo un'associazione che ha come, e lo ribadisco sempre, punto di riferimento la persona, i bisogni della persona e quello che la persona può aver bisogno per superare dei problemi momentanei, ma l'attenzione è anche a fornire alla persona informazioni corrette e strumenti per vivere la condizione in maniera più serena. Non esiste un registro, il Ministero è stato sempre abbastanza sordo su questo argomento. Noi abbiamo dei nostri studi interni, abbiamo chiesto alle regioni il numero delle forniture che vengono date in quella specifica regione e sommando nel 2016 siamo intorno ai 76.000 persone. Questo numero poi si aumenta e accresce se teniamo presente anche di ex stomizzati al momento canalizzati, un numero ancora
più vasto, si parla di tra i 5 e 6 milioni in Italia, perché l'incontinenza, a differenza dell'astomia, l'astomia sai di averla, l'incontinenza c'è una fetta di persone che non sa di averlo, interpreta dei fenomeni di incontinenza in maniera diversa, quindi non si cura e non sa che può essere curato. Trovano nella FAIS diciamo un amico, una persona alla quale puoi raccontare, alla quale puoi raccontare senza aver paura di essere giudicato e sapendo che attraverso una rete nazionale il problema, se può essere risolto, verrà risolto. Spesso sono i familiari. E i familiari, i cosiddetti caregiver, sono una fetta importante del gioco perché spesso sono quelli che soffrono più della persona perché non interpretano bene cosa la persona sta vivendo e soprattutto vanno coinvolte. Quando ci sono nelle nostre associazioni locali degli incontri di mutuo aiuto, è bene far partecipare, ovviamente se lo vogliono, anche i caregiver perché in quel momento vengono fuori delle dinamiche che magari in famiglia non emergono, l'esperienza di altri può aiutare a superare la propria. È un rapporto di grande, innanzitutto di rispetto, perché noi siamo coscienti del fatto che avere un infermiere dedicato non è cosa da poco. È vero che stiamo parlando di una collocazione geografica a macchia di leopardo, perché devi essere anche fortunato ad averlo, stomaterapista. Molto spesso professionalmente non vengono valorizzati e il rapporto che noi vogliamo con loro e con l'ente che loro rappresentano è di partnership. Noi, oltre al rapporto ovviamente personale, tendiamo a fare delle convenzioni su progetti che vedono, manca a dirlo, la persona al centro e il fine ultimo è dare alla persona una serie di risposte ad una necessità con ovviamente, con una soluzione non immediata, che non tutto si risolve in maniera veloce, ma che nel tempo porti a soluzioni che la persona apprezzi, che spesso arrivano persone che voi anche per mancata informazione, voi per tante cose non vedono la luce nel buio. Gli stomaterapisti hanno un ruolo fondamentale in questo contesto come nostri interlocutori. Sicuramente il ruolo dell'associazione in questo caso è un ruolo di esperienza. Noi portiamo nelle varie ASL, nelle varie ST, dir si voglia, nelle varie regioni, un nostro contributo, un nostro know-how di tipo esperienziale. E il valore aggiunto è che noi non sostituiamo nessun professionista, noi vogliamo essere, diciamo, protagonisti, nel senso che vogliamo portare la voce della persona stomizzata incontinente in più contesti.